Oddio, raga, ma come si fa un video? Frase che ormai dico praticamente ogni volta che da un tot di tempo smetto di fare video e ricompaio sul canale. Ciao, ragazzi, ragazze, da quanto tempo? Io l'ultimo video ve l'ho caricato forse boh, a luglio, a giugno, non mi ricordo neanche che l'ho... Però quel video era girato ad aprile del 2019, quindi cioè, immaginate quanto tempo è passato. Oddio, sarei voluta essere un po' più colorata in questo video perché comunque ho fatto la stagione estiva e in teoria mi aspettavo di essere più abbronzata, però dai, un po' le braccia, un pochino di colore ancora ce l'hanno, la mia faccia l'ha perso ormai tutto. Peccato perché a me piace un sacco avere l'abbronzatura addosso, ma a quanto pare non è così. Perché non ci sono stata tutto questo tempo? Perché sono stata in Sicilia a fare la stagione estiva come animatrice. E quindi non ho potuto girare video perché appunto lavoravo ed era un po' complicato girare video, montarli, caricarli, anche perché l'unico giorno in cui avrei potuto fare una cosa del genere sarebbe stato il mio giorno libero e quindi era un po' complesso fare tutto quanto insieme nell'unico giorno in cui un po' potevo dormire di più, potevo rilassarmi, quindi ho detto vabbè, pace, quando torno ricomincio. Solo che qui attualmente è sempre molto complesso fare i video perché comunque devo avere uno spazio idoneo. E un ambiente silenzioso e non è così perché ovviamente stando in casa con altre persone risulta molto complesso, cosa che invece non succedeva prima, perché comunque la maggior parte del tempo io stavo in casa sola e quindi potevo avere più spazio e tempo a disposizione, adesso non è più così. La cosa più bella, diciamo, è che comunque quando riesco a trovare un momento, la prima cosa che mi viene è devo fare un video, perché a me piace un sacco fare i video, mi piace un sacco proprio dedicarmi a poter parlare con chi mi ascolta dall'altro lato ed è bellissimo perché a me piace, a parte piace un sacco proprio parlare, raccontare in generale e quindi è bello poter avere questo piccolo spazio che rimarrà sempre mio, dove posso parlare di quello che voglio. Con chiunque mi voglia ascoltare per un po' di tempo ed è una cosa che mi piace veramente tanto e penso che questo mi porterà poi a non effettivamente chiudere mai questa piattaforma in maniera definitiva, ma a continuarla in qualche modo, anche se non in maniera continua per i motivi che vi ho detto prima, però mi dà la possibilità che quando ho del tempo e voglio posso comunque darvi un po' dei miei contenuti su questo piccolo spazio e distrarvi. Quei 5 minuti e dire ok, qui posso passare del tempo con questa persona che comunque mi racconta quello che vive. Che da un certo punto di vista è come se stesse parlando con qualcuno e stesse ascoltando la sua storia. Quindi è bello anche per quello, cioè a me piace questa piattaforma dove io posso esprimermi più delle altre perché mi dà più tempo per poterlo fare. Cioè, ed è un motivo che comunque mi dà la possibilità, uno, di parlare con voi, due, di parlare anche con me stessa, di farmi fare una sorta di analisi di quello che succede nella mia vita, o comunque di raccontarvi anche una cosa stupida, tipo ho comprato un pigiama, che è novità, io compro sempre pigiami. Quindi diventa più divertente anche su questo punto di vista, cioè per me è veramente veramente bello poter parlare su questa piattaforma, potermi sfogare anche su questa piattaforma e raccontarvi quello che vivo e quello che comunque passo. Quindi perché sono sparita? Perché appunto ho fatto la stagione invernale, l'ho fatto la stagione estiva in Sicilia al Luna Hotels Naxos Beach, ai giardini Naxos, sempre con la stessa agenzia, quindi sono partita sempre con Samarcanda. Ho voluto, diciamo, sperimentare una nuova realtà di villaggio, che appunto è un villaggio internazionale dove si parla principalmente in lingua straniera, non si parla in italiano, o meglio, se si parla italiano si parla molto poco. Gli ospiti erano principalmente internazionali, erano principalmente stranieri da tutte le parti del mondo. Sono venute persone indiane, sono venute persone australiane, sono venuti bambini australiani bellissimi, dolcissimi, che mi amavano un sacco. Ed è veramente bello, ma sono venute talmente tante varietà, talmente tante etnie che in questo momento se io dovessi proprio ripercorrere tutti i mesi che ho passato lì, non vi saprei neanche elencare quanta gente ho conosciuto e quanti ragazzi, quante persone ci sono state. Sono stata lì 5 mesi di più della vecchia stagione, quindi sono partita a maggio e sono tornata a fine settembre praticamente. E ho gestito, tra virgolette, sempre lo stesso settore che avevo l'anno scorso, ovvero il teen, il junior, un po' cambia in base al villaggio, che è quello comunque dei ragazzini più grandi, dai 13-14 anni fino ai 18 anni, che rimane, per quanto mi riguarda, il ruolo che secondo me si avvicina più alla mia personalità, a quello che sono io, ed è il ruolo che più mi piace, che continuerà a piacermi per sempre.
Nonostante abbia provato a fare altri ruoli, cioè mini club, via dicendo, però rimarrà sempre quello che più si avvicina e che più mi rappresenta. Ed è bello perché da un certo punto di vista sei un po' la sorella maggiore, ma anche un po' la mamma di questi ragazzi, e che è la cosa che poi alla fine mi soddisfa di più, perché loro vedono in te una figura sia di riferimento a livello di animazione, quindi sanno che tu sei l'animatrice che gestisce loro, ma sanno anche che si possono confidare con te, possono parlare, si possono sfogare, che è una cosa che a me piace veramente tanto, e si basa sempre sul fatto che a me piace il confronto, piace discutere, piace dialogare, piace creare un... Cioè, piace creare de delle realtà dove io posso parlare con questa gente. E banalmente tutto ciò è successo anche con persone straniere, cosa che io non credevo assolutamente potesse succedere, perché ovviamente lo straniero, non essendo italiano, non è abituato a un certo tipo di conversazione, non è abituato a dire determinate cose, soprattutto a gente che non conosce, tipo me in questo caso. La cosa bellissima che anche è successa quest'estate è che comunque sono stata affiancata da due ragazzi animatori che sono stati veramente super bravi, super pazienti, super gentili con me e li ringrazierò veramente tantissimo e sono stra felice di questa cosa, che sono rispettivamente Simone e Gabriele. E la cosa ancora più bella è che tutti e tre abbiamo ricevuto la nomination. Io e Gabriele la nomination best e Simone la nomination rookie. Tra l'altro Gabriele l'ha anche vinta, quindi sono ancora più felice di questa cosa. Quindi ringrazio veramente tantissimo loro due per tutto quello che mi hanno fatto vivere in questa stagione e che soprattutto non mi hanno fatto sentire un peso, tra tante virgolette, non mi hanno fatto sentire una persona che sbaglia, perché facevamo sempre tutto insieme, collaboravamo benissimo e trovavamo sempre il modo di chiarire qualsiasi questione. E abbiamo litigato, penso forse una volta, ma neanche litigato, abbiamo discusso in maniera più accesa, forse soltanto una volta o due. Però questo ci ha dato la possibilità di conoscerci ancora meglio ed è stato veramente, veramente una soddisfazione. Cioè io ringrazio veramente tantissimo Simo e Gabri perché sono stati veramente due animatori bravissimi e soprattutto sopportare me, mi rendo conto, non è sempre facile. Però è stato veramente bello, io sono molto contenta di questa cosa. Sono contenta di tutti i gruppi che siamo riusciti a creare, sono contenta di tutti i ragazzi che comunque sono stati con noi. E in particolare ne ringrazio due. Ringrazio Silvia e Teo perché penso che il nostro agosto sia stato caratterizzato principalmente da Silvia e Teo, che erano sempre con noi, facevano un sacco di attività con noi fino a quando non hanno iniziato la scuola. E io ringrazio veramente tantissimo loro due, hanno veramente caratterizzato la mia stagione e sono stati i ragazzi che più hanno passato il tempo con noi del team, che comunque, ripeto, variava particolarmente, essendo gruppi internazionali, che comunque non facevano le settimane intere, ma facevano alle volte 2 giorni, 3 giorni e poi andavano via. Questo è più o meno quello che è successo nel periodo in cui io sono mancata dal canale. Spero vivamente di tornare con più contenuti, spero di tornare con tutto quello che ho da dire e da dirvi, perché come sapete io parlo un sacco, mi piace parlare e mi piace raccontare quello che vivo. Io spero che voi comunque abbiate passato una bellissima estate. Il concetto mio del voglio lavorare l'estate perché non mi piace stare ferma non è mai andato via e rimarrà sempre lo stesso, quindi io continuerò a lavorare fin quando ne avrò la possibilità d'estate, perché a me piace lavorare d'estate più che d'inverno, perché mi piace di più lavorare d'estate perché la reputo una cosa più produttiva, non so perché. Noi ci vediamo al prossimo video, spero che il mio piccolo ritorno vi abbia fatto piacere e niente, ciao!